treesima edizione del Gran Premio Città di Empoli, gara ciclistica eh, riservata ai dilettanti Elite Under 23, valida come trofeo Banca di Credito Cooperativo di Cambiano ed organizzato dal gruppo sportivo Maltinti Lampadari, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e con il contributo del comunità, Comitato Comunale Sviluppo Sport Ciclismo. La partenza... Dal centro Coppa di Empoli, lo vediamo proprio da queste immagini, il ritrovo è avvenuto proprio. Nel centro commerciale che da qualche anno sorge eh, nella città di Empoli, che in uh, un bel sabato pomeriggio ospita oltre che a tanti appassionati di ciclismo anche un uh, folto uh, numero di uh, amanti dello shopping che, uh, quindi, potranno venire, grazie all'iniziativa del gruppo sportivo Martinti Lampadari, in uh, contatto con il ciclismo proprio eh, passando da questo ingresso dove si stanno svolgendo le operazioni di firma del foglio di partenza per gli atleti che stanno prendendo il via. Una manifestazione che anche quest'anno ha ottenuto un grande successo con 159 atleti iscritti, quindi davvero un bel numero di corridori con tutte le for maggiori formazioni regionali al via, quindi eh, un'ottima, diciamo, soddisfazione da parte degli organizzatori per quanto riguarda la riuscita della manifestazione che sta per prendere il via, infatti, sono gli atleti del gruppo sportivo Maltinti davanti a tutti. E tranno molto la partenza che verrà data dal vicepresidente vicario del Comitato regionale toscano, Giacomo Bacci, dal vicepresidente della Banca di credito cooperativo di Cambiano, Enzo Alzellini e dal vice sindaco di Empoli, il signor Carlo Pasquinucci. Siamo stiamo lasciando con le nostre. Immagini il centro commerciale, centro Coppa di Empoli, le maglie eh, della Maltinti nelle prime posizioni. Eh, questo è lo scivolo che ci porta fuori dal centro commerciale, che lo vediamo proprio sullo sfondo del gruppo multicolore che sta lasciando la zona di partenza e andando verso la partenza. Uh, ufficiale con le maglie che abbiamo visto in testa abbiamo visto gli atleti della uh, società organizzatrice il gruppo sportivo uh, maltinti banca di credito cooperativo di cambiano ma arriviamo al momento del via ufficiale via ufficiale che viene dato in uh, questo momento si abbassa la bandierina uh, per gli atleti alla via che lasciano uh, la zona della uh, partenza uh, gruppo che nei primi chilometri ovviamente viaggia compatto e noi ne approfittiamo per ricordarvi, tutte le società che hanno risposto all'appello della società organizzatrice eh, del Gruppo Sportivo Maltinti Banca di Credito Cooperativo eh, di Cambiano: quindi sono l'Associazione la Ciclistica Gruppo Lupi, la SD eh, Brogio, la Petroli Firenze Cycling eh, Team, il Gruppo Sportivo Termo Impianti, la Mastro Marco Chianti Sensi Benedetti Maporo, l'Idea Shoes, il TSS Ciapponi, l'Associazione Ciclistica Malmantile. La ciclistica Sestese, la Gagnano Sporting Club, la Caparini Le Village, la Pistoiese Cecchi Logistica, la Fracor Arredamenti, l'Opla lo Track Mavo Italia, la Bedogni Grassi Natalini. Queste le società eh, che hanno risposto all'appello del Gruppo Sportivo Maltini. Intanto abbiamo visto eh, Mecacci che svolgerà il ruolo di co-direttore di corsa. E con le immagini siamo in vista del primo traguardo volante di giornata, eh, che è posto a Ponte Elsa. Subito scatti. Qui vediamo con il dorsale di gara numero eh, 114. Abbiamo visto eh, che era a fare l'andatura. Eh, si tratta di Rino Maestrini. Poi vediamo anche Mirko Casali nelle primissime posizioni. Eccolo qua, eh, l'atleta massese che milita nella Bedogni Grassi Natalini. Questo è invece eh, per quanto riguarda la maglia del Gragnano, Marco Cardinali. Ma a fare l'andatura è ancora Rino Maestrini. Eh, ci voltiamo per controllare con le nostre immagini, Cardinale alle sue spalle, poi vediamo anche Mina nelle primissime posizioni adesso però a tentare l'allungo con il dorsale di gara 36, Dario Mantelli nella Petroli Firenze Cycling Team che eh, guadagna qualche eh, metro e va eh, quindi verso il traguardo volante eh, di Ponte a Elza ormai imminente il passaggio eh, proprio dal traguardo volante, vedremo chi se lo... Aggiudicherà questo traguardo volante. Vediamo eh, l'atleta della Platrack Mavo Italia e, e. Bruno. Siamo intanto al passaggio eh, da ponte a Enza. Il gruppo, eccolo qua, che cerca di guidare l'inseguimento eh, verso gli uomini che si, erano, si sono leggermente avvantaggiati, vediamo le maglie della ciclistica se stesse nelle primissime eh, posizioni, poi maglie del gruppo Lupi. Qui con il dorsale di gara. Numero 12 si tratta di Alessandro Carmignani Gruppo Lupi. Intanto, siamo davanti agli stabilimenti della Maltinti con il traguardo volante che viene vinto da Nicolas Alberti della TSS Ciapponi. Questo drappello con un leggero margine di vantaggio nei confronti di un gruppetto di più immediati inseguitori. Il gruppo transita con un ritardo di 25 secondi. Vediamo in testa al gruppo Mirko Puccioni della Dantona Caparini-Le Village Vibert Italia e poi tutti gli altri atleti in gruppo. sfila davanti alla nostra telecamera il gruppo multicolore dei. Gli atleti che hanno preso il via in questa prova e che quindi si apprestano ad affrontare questo tracciato, un tracciato eh, particolarmente impegnativo, intanto vediamo anche un cambio di bicicletta per un atleta del... Mastro Marco Chianti Sensi Benedetti Maporo intanto prende eh, consistenza alla fuga che avevamo visto eh, nascere proprio in prossimità del traguardo volante. Questo è il eh, gruppo, eh, una bella visuale dall'alto qui dal cavalcavia eh, sulla strada statale della Valdelsa che collega eh, Cettardo Castelfiorentino a Ponte Elsa e siamo in salita verso eh, Castelnuovo Valdelsa con eh, gli atleti al eh, comando. Sulla testa della corsa troviamo Dario Mantelli, Simone Fruini, Nicola Salberti, Alessandro Di Stefano D'Andazzo, Alfonso Fiorenza, Thomas Fiumana, Mirko Casali, Alessandro Gradinaro, Rino Maestrini, Mirko Trosino, Simone Fruini, Michele Binelli, Davide Formolo, Paolo Centra. Marco Prodigioso, abbiamo visto sulla testa uh, della corsa, eccolo qua nelle nostre immagini, intanto questo è Rino uh, Maestrini. Alessandro Mazzi, della Petroli Firenze Cycling Team, che quest'anno ha vinto il trofeo Balestra, prova importante la sua nell'inizio di stagione, poi adesso in attesa di conferme, l'alfiere che milita nella Petroli Firenze Cycling Team, va a vincere il traguardo volante posto a Castelnuovo Delsa, vi dicevo, dopo una stagione sfortunata, Alessandro Mazzi Uh, nel 2010 con uh, le maglie dell'Unione Ciclistica uh, Bergamasca mentre nel 2009 militava nella Zalf uh, Desiree Fior e con quella maglia si impose nella prima edizione dell'Eroica Espoir uh, con un'azione uh, davvero delle sua come ha dimostrato quest'anno anche al Trofeo Balestra giungendo in perfetta solitudine anche in quella occasione ci riprova quest'oggi uh, partendo da lontano e vediamo il gruppo che transita davanti alle nostre uh, telecamere ma i, belli, i bei paesaggi uh, della Valdelsa a fare da cornice a questa bella prova. Ci troviamo a Castel Fiorentino con la fuga che abbiamo visto in precedenza. Vi ricordo i nomi degli uomini al comando: allora con il 36 Dario Mantelli, con il 34 Simone Fruini, con il 70 Nicola Salberti, con il 7 Alessandro Di Stefano D'Andazzo con il 99 Alfonso Fiorenza, con il 141 Thomas. Fiumana con il 155 Mirko eh, Casali, con il 142 Alessandro Gradinaro, con il 114 Rino Maestrini, con il 148 Mirko eh, Trosino, con il 34 Simone Fruini, con il 96 Michele Binelli, con il 33 Davide Formolo, con il 38 Marco Prodicioso e con il 37 Alessandro Mazzi. Questi gli uomini al comando. E intanto il gruppo guidato dalle maglie. Del team Brogio che sta quindi cercando eh, di eh, guidare l'inseguimento, in quanto la fuga adesso eh, prende un eh, vantaggio importante. Siamo infatti a 50 secondi in questo momento, quando gli atleti affronteranno per la prima volta una salita eh, verso eh, il paese. Monte Spertoli sarà affrontata anche un'altra salita verso Monte Spertoli, da un altro versante. Questa è la prima ascesa verso questa località. Il versante è quello forse più semplice dalla parte di eh, Castel Fiorentino. Una salita lunga che eh, va su, abbastanza regolare. Con qualche strappo nel finale, siamo tornati in testa. Con gli uomini al comando, dalla fuga. Ha perso contatto Mirko Tosino, ma rimangono tutti eh, questi atleti al comando. È nutrita la eh, formazione della Petroli Firenze eh, davanti. Gli atleti quindi eh, di questa formazione ci tengono a ben figurare in questa manifestazione. Intanto lasciamo sfilare eh, tutti gli uomini al comando. Con le immagini passiamo sul gruppo che è ancora guidato. Dai, dai ragazzi del team Brogio, impegnati in questo inseguimento, con il numero 19 Alessandro Bani a fare l'andatura in questo momento. Si alza sui pedali l'atleta pisano del team Brogio, sta cercando ovviamente di ricucire lo strappo nei confronti eh, degli uomini al comando. Anche se il vantaggio degli uomini al comando continua a salire, quindi per il momento. Davvero non riesce il team Brogio da solo a ricucire lo strappo e siamo adesso sul secondo versante della salita verso Montespertoli. È impegnativa questo strappo, uno strappo eh, davvero importante. Si transiterà eh, da eh, San Donato in Lizzano e poi verso Montespertoli dove in piazza eh, del popolo sarà posto il traguardo volante, traguardi volanti che saranno, eh, saranno anche quando al passaggio... Dal ristorante La Lanterna e da San Donato in Lizzano, praticamente eh, su questa salita che eh, va verso Monte lì gli atleti troveranno ben tre traguardi volanti. Ancora al comando gli uomini che eh, più volte abbiamo ricordato, ma il eh, gruppo a questo punto ha preso in mano la situazione vedete ancora gli atleti del Team Brogio che hanno trovato però eh, dei forti alleati vedete Mirko Puccioni atleta eh, di casa di queste zone lui eh, che abita proprio qui nei dintorni di Empoli poi c'è eh, Fruzzetti adesso a fare l'andatura lui che quest'anno ha vinto il Gran Premio La Torre la seconda gara eh, di stagione per quanto riguarda gli atleti eh, dilettanti Elite Under 23 in Toscana che sta facendo l'andatura Qui intanto Mirko Puccioni, che è stato anche eh, recente protagonista della Coppa Italia eh, su, eh, per quanto riguarda gli Elite d'Under 23. Della settimana scorsa nella sua formazione c'è Wiener Gomez Anacona che si è imposto in quell'occasione nella prova su strada. Intanto salutiamo anche Renzo Martinti, patron organizzativo di questa manifestazione e di tutto il gruppo sportivo Martinti, che è attivo come vi dicevo, come vi abbiamo detto più volte, non solo dal punto di vista agonistico ma anche dal punto di vista organizzativo, con davvero tante manifestazioni in programma e quest'anno anche il campionato regionale per la categoria dilettanti elite under 23 è il più attivo sulla testa della corsa fa bene ad esserlo perché ha una bella formazione lì davanti Alessandro Mazzi con i suoi compagni di squadra sta ovviamente cercando di guadagnare il più possibile nei confronti eh, dei più immediati inseguitori e perché eh, questa fuga possa Andare in porto, anche se adesso il gruppo eh, si è eh, notevolmente avvicinato agli uomini al comando, adesso faremo una panoramica eh, sul gruppo. Intanto a vincere il traguardo volante posto a, a Monte Esperto è stato Davide Formolo, proprio della Petroli Firenze Cycling Team. Questi gli uomini al comando, come vedete, c'è eh, stata una notevole selezione anche. Per quanto riguarda gli atleti al comando sono rimaste 8 unità sulla testa della cozza, e questo è il gruppo lanciato a grandissima velocità che come vedete anche il gruppo ha perso diversi elementi e adesso conta al massimo una sessantina di unità proprio al passaggio da Montesperto. Li ha allungatissimo il plotone, lo vediamo nelle nostre immagini con gli atleti che transitano davanti alla nostra telecamera e vanno giù in discesa verso la pianura che poi li porterà ad affrontare la salitella di Montagnana e poi il ben più atteso strappo e salita verso l'abitato di Castra e poi il passaggio dal, dal Montalbano. Siamo e cambia ancora la situazione perché al comando a questo punto quando abbiamo eh, percorso circa 90 km troviamo un terzetto Wiener Gomez Anacona e Rino Maestrini per quanto riguarda la Caparini le Village Vivert Italia insieme a loro... Troviamo Mirko Tedeschi invece con la maglia del Cycling Team Petroli Firenze, una coppia quindi per, la, uh, per quanto riguarda la Caparini Le Village Vibert Italia. Insieme a loro, Rino Maestrini che indossa la maglia del uh, Cycling Team Petroli Firenze, la società sicuramente più attiva in questo avvio di uh, Gran Premio Città di Empoli, e che però adesso è uh, lì nella morsa dei due atleti della Caparini Le Village Vibert Italia. Si mantiene ovviamente in terza ruota. Il corridore della Petroli Firenze Cycling Team a fare l'andatura è proprio Wiener Gomez Anacona. Vi ho ricordato il successo di questo atleta, Lonato Del Garda, nel trofeo eh, Città di Lonato Del Garda, che era valido come prova su strada per la Coppa Italia 2011 eh, per ehm, quanto riguarda... Elite d'under 23. La sua formazione, la Caparini Le Villa, è risultata la prima squadra toscana proprio nella classifica eh, della Coppa Italia, mentre altre squadre eh, sempre toscane che hanno partecipato. A Questa prova non sono riuscita a ben figurare come ha fatto la formazione, eh, che è proprio qui alle che è proprio delle zone eh, qui di Empoli, che quindi ci tiene a ben figurare anche in questa occasione del Gran Premio Città di Empoli, 33esima edizione eh, gara per dilettanti Elite Dunder 23, organizzata dal Gruppo Sportivo Martinti Lampadari, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, in collaborazione. Eh, con la banca di credito cooperativo di Cambiano, il Comitato Comunale Sviluppo Sport eh, Ciclismo ed il Centro COP eh, di Empoli. Siamo in salita verso il Castra, il terzetto all'arcomando comando. Adesso un vantaggio di una cinquantina di secondi eh, sui più immediati inseguitori. Ed è ovviamente come da eh, copione a fare l'andatura Wiener Gomez-Anacone. Intanto vi ricordo anche. Oltre a Martinti Lampadari e Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, il contributo della Corradini Gas, della Rossetti Vini e Servizi, della Emetex Fashionable Accessori, della Cometa, della Assitalia, della Vetreria Lux, della Citroën Eurocar SRL Concessionaria, della Rudy Project, della Cicli Formigli, della. Vetreria Lux e tanti altri sponsor che sono vicini a questa organizzazione. All'inseguimento dei tre uomini, vediamo qui un atleta che eh, sta ben figurando nelle ultime gare: vale a dire Andrea Fedi, atleta al secondo anno nella categoria Under 23. Da Juniores fu Azzurro in occasione dei campionati europei e in occasione anche della Parigi Roubaix per Juniores. Atleta pistoiese che milita nel uh, team Opla. Intanto all'inseguimento, poi troviamo un altro uh, terzetto, andiamo a vedere uh, di chi si tratta. Sono gli atleti. Eh, sono un bel gruppetto, adesso sono gli atleti e le maglie uh, della Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, eccolo qua uh, Marco Zamparella, poi con il 38 per uh, invece la formazione Petroli Firenze Cycling Team. Uh, troviamo sempre in questo gruppetto Marco Prodigioso, leggero il vantaggio uh, di uh, il distacco di questi atleti da Andrea Fedi. Ancora con il dorsale di gara numero 2 eh, troviamo Diego Borgi, poi altri atleti per quanto riguarda invece il, il gruppo, il team Idea Shoes, e poi vediamo anche per i colori della Gragnano. Eh, si tratta del corridore con il, casa, con la, il numero 29, alf 99 Alfonso eh, Fiorenza. Questi sono gli inseguitori. Abbiamo fatto quindi una panoramica un po' su tutta la corsa. Intanto attendiamo ancora. Altri atleti, ancora maglie della Idea Shoes eh, che stanno eh, guidando, quindi stanno cercando di rientrare con il 63. Eh, si tratta del corridore, vale a dire Giuseppe Brovelli, lui classe 1991. Ma torniamo in testa con Wiener Gomez Anacona che, a eh, questo punto, lo vedete eh, chiaramente, prende decisamente il largo. Perché ha staccato tutti i compagni di fuga. Ci voltiamo per controllare eh, la situazione. Sandro Manzi di Radio Informazione in Corsa, team Radio Corsa Toscana, che insieme ad Adriano Dini ci sta fornendo le informazioni in questa 33esima edizione del Gran Premio Città Dempoli. Insomma, Wiener Gomez Anacona fa il vuoto e prova la solo, anche se mancano eh, circa 25 km traguarda, alle sue spalle: Mirko Tedeschi. Che quindi insegue con qualche metro di ritardo. Eccolo qua l'Alfiere. Della Petroli Firenze Cycling Team che si alza sui pedali, salita impegnativa, quella del Casta. Che farà sicuramente una notevole selezione. Intanto, vediamo anche dal punto di vista visivo il distacco eh, tra i due atleti, ma siamo ormai in vista del passaggio dal Gran Premio della Montagna, con ancora solitario al comando Wiener Gomez Anacona, atleta. Eh, Colombiano. Lo scorso anno è grande protagonista e oltre a essere vincitore del trofeo Matteotti a Marcialla, grande protagonista in occasione del Giro d'Italia Under 27, quando alla vigilia dell'ultima tappa era in terza posizione e stava andando a coronare il podio della nazionale colombiana. Purtroppo per lui una caduta nella tappa con le strade bianche di Gaiole lì perse e concluse in giro in ottava posizione però si sta riscattando quest'anno sicuramente uno degli atleti eh, più importanti lui che venne in Italia proprio qualche anno fa con la maglia del gruppo sportivo Maltinti e quindi anche patrona Renzo Maltinti eh, sta vedendo e sta applaudendo un suo ex corridore sulle strade del Gran Premio città eh, di Empoli siamo ormai in vista del Gran Premio della montagna eccolo qua Wiener Gomez Anacona che transita in prima posizione. Faremo adesso una panoramica. Arriva questo terzetto con Tedeschi. Poi abbiamo Fedi e Miletta. Eccolo qua il terzetto che passa con un ritardo di 30 secondi dalla testa della corsa. Andremo a vedere poi ancora l'inseguimento. Abbiamo eh, Ianniello. Poi abbiamo Manfredi. Poi eh, troviamo invece Zamparella. E l'ultimo l'atleta della eh, per quanto riguarda con il dorsale. Di gara numero 72, troviamo invece a concludere questo eh, quartetto Zabralov per i colori della TSS Ciaponi. Questi quattro atleti ad inseguire, da annotare la salita davvero formidabile di Andrea Manfredi, che nella panoramica che avevamo fatto ad inizio salita non lo avevamo neanche visto perché era tanto indietro invece in salita è riuscito davvero a fare molto bene atleta al primo anno nella categoria quindi si sta facendo onore subito eh, nella categoria dilettanti ma torniamo in testa siamo all'ingresso eh, di sovigliana con il fuggitivo solitario Wiener Gomez Anacona che ha un vantaggio adesso di 40 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori ce la sta mettendo tutta eh, Wiener Gomez Anacona per andare a cogliere questo successo dopo quello ottenuto allonato del Garda nella prova su strada della Coppa Italia, lui che come vi dicevo sarà sicuramente anche quest'anno uno dei grandi protagonisti del Giro d'Italia. All'inseguimento troviamo eh, Miletta, Fedi e Tedeschi. Questo è il terzetto eh, che insegue, quindi Luigi Miletta per i colori della Gragnano eh, Sporting Club Caselli, poi Andrea Fedi per il team Oplatac Italia e in terza posizione eh, abbiamo Mirko Tedeschi per i colori della Cycling Team Uh, Petroli Firenze, questi tre più immediati inseguitori con un ritardo di 35 secondi. In questo momento ottimo passista. Andrea Fedi. Uh, vi, vi ho ricordato i suoi trascorsi in azzurro. Questo atleta uh, che quindi sta uh, sicuramente si sta confermando ad alti livelli anche nei dilettanti. E adesso invece siamo su Mirko Tedeschi. Un sorso alla borraccia per Andrea Fedi, lasciamo anche i più immediati inseguitori di Vineranacona E diciamo così eh, dalla settima posizione in poi troviamo, eccolo qua, l'atleta eh, del team CS TSS Ciaponi Zabrielov. Poi troviamo con il 113 in questo d'appello Iannello, e poi con il dorsale di gara numero 11 Marco Zamparella del gruppo sportivo Maltinti. Banca di credito cooperativo di Cambiano, società organizzatrice eh, di, questo, eh, di questa edizione del eh, Gran Premio Città di Empoli, giunto al 33 ⁇ anno eh, di vita. Ancora tutto solo, ormai all'ultimo chilometro troviamo Wiener Gomez Anacona, si sta eh, davvero spremendo in questo finale in quanto gli inseguitori si sono avvicinati notevolmente, sono adesso ad una trentina di secondi, però ormai diciamo che è irraggiungibile il corridore della Caparini Le Village Vibert Italia, si volta ancora una volta per controllare la situazione, ormai imprendibile per tutti gli altri, ormai all'ingresso nel rettilineo Finale, si sta davvero andando a concludere questa bella cavalcata. Se n'è andato davvero quando mancavano 40 km alla conclusione e gli altri corridori forse non credevano in questo tentativo. Lui si era, va a vincere. Viner, Gomez, Anacona, Caparini, Le Village, Vibert, Italia, vince il 33° Gran Premio, Città di Empoli. Aspettiamo la volata 3 per il secondo posto. Lanciato lo sprint con Mirko Tedeschi al comando, cerca di rinvenire Luigi Miletta, prova anche Andrea Fedi. Ma è Mirko Tedeschi in seconda posizione. Terzo è Luigi Miletta. Quarto Andrea Fedi. Aspettiamo la volata per il quinto posto. Lanciato lo sprint con Marco Zamparella. Davanti prova però a rinvenire eh, Vincenzo Ianniello. Prova a rinvenire Ianniello. Ed è Ianniello in quinta posizione. Eh, sesto Zamparella. Settimo eh, Zabrialov, Ottavo, eccolo qua, da Castagnoli. Per la nona posizione Alessio Casini. E decimo Gennaro Maddaluno. Arriva in undicesima posizione anche Andrea Manfredi, che lo avevamo visto in salita grande protagonista. Eccolo qua, l'epilogo del 33 Gran Premio eh, Città d'Empoli. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le voci dei protagonisti protagonisti di questa bella manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo Maltinti, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Viner Gomez Anacona nel giro di una settimana già sei tornato al successo, dopo il successo nella Coppa Italia a prova su strada, quest'oggi arriva il Cittadempoli, una vittoria maturata a metà corsa quando siete andati via in tre e poi la solo sul cast. Eh, sì, a dire la verità è venuta sempre una corsa abbastanza dura, no? Dall'inizio della corsa, dopo 30 km, è andata via una fuga, meno male c'era il nostro compagno di squadra Reno Maestrini, no? Poi è stato un rientro, si è fatto un gruppetto grosso di una quarantina di corridori, ma forse anche meno. E poi così possiamo, eh, ho cercato di portare via una fuga dove erano compagni sempre Maestrini e tedeschi. Penso sempre si se è preso il ventaglio giusto sul Castra, dove ho cercato di andare via da solo. E alla fine è stato il vantaggio eh, diciamo, giusto per così andare all'arrivo. Anche alla fine sapevo che loro stavano guadagnando un po' su di me. Mirko Tedeschi, avevi, caputo, avevi capito che Anacona era l'uomo giusto quest'oggi? Hai provato a seguirlo all'inizio insieme al suo compagno Maestrini, poi in salita non c'era nulla da fare. Anacona, in questo periodo, sta andando veramente forte, lo dimostra la vittoria la settimana scorsa alla Coppa Italia. Sinceramente, non è neanche provato a, a rispondere alla sua accelerazione, al suo scatto, perché sapevo di non riuscire a tenerlo e magari di rischiare di, di, come si dice, impiantarmi. E ho cercato di limitare i danni e andare su con il mio passo. Ho aspettato Fede e Miletta, abbiamo provato a riprenderlo in pianura, però andava troppo forte. Luigi Miletta terzo posto, oggi Anacona in salita era, andava davvero forte, ha provato a rinvenire dal gruppo, ma lui era già scappato. Sì, abbiamo fatto il grosso errore di lasciarlo andare. E in salita io e Andrea Fedi abbiamo provato a rientrare, ma aveva un passo troppo più forte del nostro. Anche in pianura siamo rimasti lì. Oscillava il vantaggio, abbiamo recuperato qualcosa, ma. È andato veramente forte, complimenti a Nacone. Carlo Pasquinucci, vice sindaco e assessore dello sport del comune di Empoli. Ogni anno il Città d'Empoli è un vanto per questa città e tutta un po' la formazione del Gruppo Sportivo Maltinti, attiva tutto l'anno dalla Firenze-Empoli e poi continua ancora con questo Città d'Empoli. Penso per voi un bello orgoglio. Ha detto tutto lei, è così, è una vera soddisfazione per il Comune di Empoli collaborare per quel poco che si può fare con questa associazione sportiva che tutti gli anni ci dona due gare importanti, questa più importante ancora per noi. E oggi è stata una bellissima giornata di sole, una bella gara vinta in modo... È eccellente da questo corridore, io credo che la città possa essere soddisfatta e orgogliosa di questa gara. Giacomo Bacci, vicepresidente vicario del Comitato regionale toscano della Federazione ciclistica italiana, si è archiviata un'altra bella pagina di ciclismo con questo Cittadempoli. Mi meraviglierei fosse il contrario in una Toscana così importante io credo che, e in un'organizzazione così diciamo, importante. Io credo che meglio di così non si poteva. La bellissima giornata, un bellissimo pubblico e quindi credo una manifestazione importante, un, diciamo una classica di, di mezza stagione che sicuramente ha dato lustro ancora una volta al ciclismo toscano. Renzo Parenti per la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e per il Gruppo Sportivo Maltinti, in quanto ormai questo legame è forte e consolidato. E quest'oggi con il Città d'Empoli ancora di più perché è un altro appuntamento e un'altra organizzazione che mettete in carne. Sì, indubbiamente è stato estremamente soddisfacente portare in fondo una forza in questa maniera perché ha avuto un grande vincitore, un corridore che abbiamo avuto già nella nostra squadra per cui conosciamo benissimo. E ha fatto una corsa splendida perché è riuscita ad allungare in pianura, è arrivata ai piedi del Castro un po' di vantaggio e chiaramente riuscire a riprendere il vantaggio che aveva accumulato in pianura sul Castro da Narona non è cosa semplice, infatti è riuscita a scollinare con un minuto, l'ha controllato poi il resto della corsa, gli ultimi chilometri con grande autorevolezza. Da un punto di vista organizzativo siamo estremamente contenti perché è stata una splendida giornata, il percorso è sempre bellissimo, con le ultime anche leggere modifiche che abbiamo fatto nell'area di Monte Espertoli si è dimostrato ancora più selettivo del solito. Si archivia il Cittadempoli con Renzo Maltinti, organizzatore di questa corsa, una corsa sempre più bella e eh, questo oggi è un vincitore che, che si può dire che Renzo Maltinti ci aveva visto lungo perché due o tre anni fa lo aveva fatto arrivare in Italia. Diciamo che fatto arrivare in Italia insieme a Sandro Lerici, poi ci sono state delle circostanze che hanno portato il ragazzo ad andare alla Danton e io ho sempre creduto in questo ragazzo, nelle sue doti, Naturalmente questo oggi me la sta dimostrando ancora, non soltanto nella vittoria d'oggi, ma anche quelle che ha fatto, perché è uno scalatore puro e naturalmente questi percorsi lo esaltano. Ha delle condizioni veramente belle, è maturato tanto perché quando è venuto con me era al primo anno, ora è il ragazzo ha il quarto anno, ha quinto anno che vuol dire di strada ne ha fatta, diciamo, però è un ragazzo che si merita il professionismo io credo e gli auguro che ce la faccia passare perché se lo meriterebbe. Un'organizzazione, quella del Cittadempoli impegnativa, ma che anche quest'anno, grazie a, tutto, a tutti i vostri supporter, è riuscita nel migliore dei modi. Sì, diciamo, dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor, l'amministrazione comunale, tutti i vigili, tutti, di tutto, perché io credo che oggi sia stato sul lato organizzativo un risultato enorme. Credo enorme anche di pubblico, pensando che oggi c'era una tappa dello Zoccolan eh, nel giro d'Italia che noi si temeva ci portasse via un po' di pubblico, invece non è stato così e siamo veramente contenti.